Vi avviso subito, questo sarà un format che uscirà solo in caso di necessità. Benvenuti appunto nel primo appuntamento con Sfogio, alias i miei video sfogo, nel quale senza una particolare scaletta ma solo con un argomento principale vi parlo di quello che mi passa per la testa, di quello che penso su determinate tematiche, di quello di cui mi va di parlare. Ben per questo, come ho detto prima, non ci sarà una cadenza particolare per questi video, semplicemente quando avrò la necessità di parlare di qualche cosa lo farò senza filtri, senza farmi grossi problemi. Questo perché, come avrete notato nell'ultimo anno, ma in generale la stessa cosa continuerò a fare sul mio canale, ho una cadenza particolare, una programmazione ben precisa per ogni tipo di contenuti e mi creo spesso una scaletta da seguire appunto per parlare di quello che devo in ogni video in base all'argomento. Perciò ho bisogno anche io, come ogni essere umano, di questi momenti di condivisione libera, nel quale non mi prefiggo appunto una scaletta, ma vi parlo liberamente di quello che mi sento di parlare. Ci saranno mesi in cui ce ne saranno di più e mesi in cui non ce ne saranno affatto. Spero che questo contenuto vi possa piacere. Nel caso, lasciatemi già un pollicino sulla fiducia. L'argomento di oggi è un argomento sul quale ho avuto modo di riflettere nell'ultimo periodo, in generale nell'ultimo anno, a causa di quello che appunto abbiamo vissuto e stiamo vivendo, il vivere da soli. Ci sono due risvolti della medaglia in questo argomento: c'è il risvolto positivo, che è quello di cui parlerò per primo, e poi il risvolto negativo, che mi terrò per la conclusione. Il risvolto positivo è che io ho sempre sognato, fin da quando ero alle superiori, di uscire da scuola, finire con il mio percorso di studi e andare a vivere da sola. Mi sono resa conto successivamente che questo avrebbe richiesto dei grossi sacrifici, soprattutto a livello di piccoli sfizi mi sono dovuta togliere per poter arrivare a vivere effettivamente da sola. Ho scelto di vivere da sola non perché stessi male a casa mia, come vi ho già detto altre volte, ma semplicemente per il fatto che crescendo ho iniziato a desiderare degli spazi per me. E diciamo che condividere la stanza col fratello minore per tutta la vita non è stato un buon motivo per rimanere a vivere con i miei. Avevo delle esigenze personali date dalla mia vita adulta, appunto questa nuova vita che mi si stava prospettando davanti. Il fatto di dovermi regolare con i ritmi di chi viveva con me mi stava risultando un po' stretto, un po' pesante, e di conseguenza ho sognato e ho sacrificato tanto per arrivare al mio obiettivo, ovvero vivere da sola. Ci sono voluti diversi anni, non è stata una cosa immediata, anche perché comunque a 19 anni non avevo nemmeno le basi e la maturità di poter andare a vivere da sola, almeno questo secondo il mio pensiero. Poi altri mi hanno detto avresti potuto farlo prima e varie cose, però sia a livello economico sia a livello mentale appunto non avevo una gran stabilità per poter fare questo grande passo, che poi in effetti ho fatto all'età di 25 anni, in un'età giovane ma non troppo giovane da non avere la maturità di fare questo passo. Nel momento in cui sono andata a vivere da sola ho riscoperto la mia libertà e quindi i miei spazi, come gestire le mie stanze, come gestire proprio i miei ritmi, le mie abitudini quotidiane. Anche solo il fatto di andare in bagno e non dover aspettare nessuno che esca dal bagno per me è una libertà assoluta, così come girare per casa a piacimento senza dar fastidio a nessuno. Lo stesso di registrare i video è diventato una libertà totale, perché comunque appunto vivendo da sola non do fastidio a nessuno, non devo rinchiudermi in nessuna stanza, non devo andarmi a cercare nessun posto isolato per poter registrare i video. Ci sono un sacco di lati positivi del vivere da soli, oltre al fatto che ti responsabilizza moltissimo, perché appunto ti devi gestire le tue entrate e uscite a livello economico, comunque ti gestisci anche la spesa banale, proprio banalissimo, ti gestisci cosa mangiare, cosa no, a che orario mangiare, quando, insomma, te la gestisci un po' da te. Ed è per questo che ci vuole una certa maturità per fare un passo di questo tipo. C'è stato un periodo che volevo aspettare di essere fidanzata ufficialmente per poter andare a vivere da sola, ma ragionandoci bene mi sono resa conto che fare questo passo da soli e fare questo passo in coppia sono due cose diametralmente diverse, perché comunque andando a vivere da quando sei in famiglia a una coppia è una scelta libera, io non sto giudicando nessuno, però penso che vai a rompere un equilibrio senza sapere qual è l'equilibrio con te stesso, devi obbligarti a ritrovare un equilibrio con un'altra persona, quindi non ottieni il vero scopo dell'andare a vivere da soli, ovvero un'indipendenza totale da chiunque.
La convivenza io penso che possa venire in un secondo momento, quindi una volta che tu hai trovato il tuo equilibrio, l'altra persona, quindi sceglietevi bene, l'altra persona ha trovato un suo equilibrio, quindi è andata già a vivere da sola, ha fatto comunque esperienze in cui si è confrontato con se stesso, con i suoi ritmi, le sue abitudini, poi si può in un secondo momento andare a coniugare le due cose, soprattutto se trovi la persona giusta con cui ti puoi sentire appunto libera di fare quello che devi, insomma di mantenere la tua routine quotidiana senza essere giudicata. Passiamo ora al risvolto negativo della medaglia. È la cosa che mi ha portato a fare questo video perché, come vi ho detto, ci ho ragionato molto in questo periodo di pandemia mondiale, nel quale per forza di cose io mi sono ritrovata letteralmente a vivere da sola, chiusa in casa, da sola costantemente tutti i giorni. Ci ho passato 4 mesi da marzo fino a maggio, anche adesso oramai è un paio di mesi che sono chiusa in casa da sola. Rispetto al primo lockdown, io adesso mi sono presa delle libertà in più, perché il vantaggio di vivere da soli è che non hai la possibilità di essere contagiato da nessuno, salvo che vai a fare la spesa senza mascherina, senza igienizzarti le mani e via dicendo. Io sono sempre stata molto molto attenta a questa cosa, quindi il fatto magari di andare a mangiare dei miei la domenica eccezionalmente senza andare in giro per tutta la settimana, secondo me poteva essere fatto. Poi dipende dalle situazioni, c'è stato un momento poco tempo fa in cui non sono stata benissimo, quindi mi sono letteralmente chiusa in casa, ho mandato a fare la spesa qualcun altro per me, insomma sto attenta, però senza esagerare come nel primo lockdown. Il primo lockdown mi aveva messo particolare angoscia, ma soprattutto la cosa che mi aveva angosciato di più nel momento in cui mi sono ritrovata a confrontarmi letteralmente con me stessa senza alcun'altra distrazione, senza uscire mai, senza vedere le mie allieve, senza poter vivere la mia giornata quotidiana come ero abituata a fare, mi sono ritrovata proprio da sola e questo mi ha portato a fare determinati ragionamenti. Tornando a noi, vivere da soli ha appunto dei risvolti negativi che sono la pura solitudine, quindi se è tanto esaltante riabituarsi e avere delle nuove routine, una nuova indipendenza, delle regole personali autoimposte, c'è anche risvolto negativo, ovvero che devi farlo per forza, non hai scelta, non puoi adattarti a nessun altro. Se non prendi tu le decisioni per te stesso, nessuno lo farà per te. Un altro risvolto negativo è il sacrificio in sé, che appunto non è facile. Io mi sono ritrovata tra, diciamo, i 20 e i 25 anni a iniziare a fare i conti di entrate e uscite economiche, cosa che non avevo mai fatto prima, perché appunto ero dell'idea godiamoci la vita e chi se ne frega, però mi sono ritrovata a dovermi stilare una lista ogni mese di quello che spendevo, di quello che no, cosa sacrificare di mese in mese per poter racimolare un gruzzoletto per poi investire in un affitto. Ho sacrificato tanto, tante cose che in realtà poi con il tempo mi sono resa conto che erano veramente delle cavolate, perché non è necessario andare a mangiare al ristorante tutte le settimane, non è necessario uscire e bere tutti i weekend, non è necessario andarsi a comprare qualcosa tutte le settimane, qualcosa di cui magari non si ha nemmeno bisogno. Non c'è bisogno di rifare l'armadio ogni cambio stagione andando ad acquistare vestiti che magari poi indosserai una volta per me più. Non c'è bisogno di andare al cinema a vedere il film appena uscito. Insomma, ho fatto tutti questi calcoli e ragionamenti che però effettivamente mi hanno portato a un risultato. Però non è stato facile, perché ho dovuto abbandonare delle cose che magari mi potevo godere un po' di più. Ci sono state delle persone che mi hanno detto: ma cosa fai? Sei giovane comunque, se non le fai adesso queste cose non le farai mai più nella vita. E invece io prima del tempo, rispetto ad altri miei coetanei, mi sono confrontata con questa alternativa, diciamo, che era quella di vivere una vita un po' più matura e un po' più adulta e quindi sacrificare i piccoli spizi che uno può avere, anche perché se uno se li concede tutte le volte che gli si parano davanti, poi alla fine non si gode più dello sfizio in sé, non è più uno sfizio ma diventa un'abitudine. E quindi io semplicemente ho rimosso le abitudini che potevano rivelarsi nell'effettivo degli sfizi e basta. Il periodo pandemia, tornando a noi, che è appunto il punto di partenza del nostro ragionamento, mi ha portato a diversi momenti di depressione totale, proprio perché ero chiusa in casa da sola. All'epoca avevo anche un
impegno con una persona, diciamo, che stava in un'altra regione, e quindi questo mi ha portato a soffrire parecchio della distanza da questa persona, per quanto ci sentissimo tutti i giorni, ma essendo io una persona molto estroversa e molto socievole, avevo proprio quella mancanza di poter parlare vis-à-vis con una persona, di vivere le persone. È una cosa su cui ho ragionato veramente tantissimo. La cosa che mi è mancata di più e che forse mi ha fatto vacillare su questa mia idea di andare a vivere da sola è stato, uno, questa cosa di non poter socializzare con nessuno dal vivo, perché c'è un po' di differenza. Chiaro che uno si adatta alla situazione, io non ho mai sottovalutato la pericolosità di questo periodo, però vivere una persona, quindi uscirci e condividerci un'esperienza, è molto diverso che videochiamarsi. Quindi mi è mancata molto questa cosa, e devo dire che anche dopo che è finito questo periodo di clausura forzata, non è che io non abbia fatto fatica a ritrovare questa serenità nel socializzare con le persone. Mi ha causato un vero e proprio trauma, anche perché poi, una volta che ho ricominciato a socializzare con le persone, non mi bastava mai. Passavo un giorno con una persona e volevo passarci una settimana, perché ero stata da sola talmente tanto tempo che veramente non vedevo l'ora di passare del tempo con delle persone e non sentirmi più da sola. Il periodo di pandemia mi ha fatto ragionare anche su un'altra cosa, ovvero il vivere da sola comporta dei sacrifici economici. Prima di questo periodo di lockdown, che parliamo di marzo, sono stata avventata sulle spese. Libera e felice di questa mia indipendenza, mi ero concessa più spizi di quanti avessi dovuto fare. Non sono una che si pente di solito quando spende soldi, perché comunque sono una persona che non ne spende tanti di soldi in generale. Mi sono abituata oramai a questo modo del risparmio, però nel periodo pandemia ho vissuto un certo momento di crisi, anche perché con il mio lavoro, come sapete, siamo stati bloccati parecchio e c'è stato un periodo nel quale si rischiava di non guadagnare un centesimo, quindi avevo molta paura di rimanere con il sedere per terra e di dover tornare a casa con i miei, perché una volta che trovi la libertà e la tua indipendenza e una tua dimensione, è molto molto difficile ritornare in maniera stabile alla vita che facevi prima. È veramente difficile, tant'è che c'erano dei momenti, soprattutto magari a Natale, durante feste, cene in famiglia, che io mi fermavo a dormire da loro. Adesso faccio molta fatica anche a fare questo, perché mi sono talmente abituata a dormire in casa mia con i miei rumori, con tutte le mie cose, che faccio fatica a dormire in casa d'altri. Poi dipende dalla situazione, ovviamente, però questa è un'altra storia. Il periodo solitudine da pandemia mi ha fatto soffrire parecchio, ma non ho mai sottovalutato la bellezza di questa libertà ritrovata dopo aver vissuto con la mia famiglia per tutta la vita. Non cambierei questa vita e questa abitazione con nessuno al mondo, salvo che in un futuro non abbia bisogno di spazi più grandi, perché non è che vivo in una reggia, però per viverci da sola va benissimo. In un futuro io auspico che questa libertà possa essere condivisa insieme a un'altra persona, però è un altro paio di maniche, perché prendersi un impegno a livello di convivenza con un'altra persona comunque significa condividere una cosa che finora hai condiviso solo con te stessa. Quindi è un passo bello grosso, e non sono io la persona che farebbe un tipo di passo, appunto, del genere, così dal 2 al 3 senza pensarci due volte. Anzi, ci penserei tipo 2000 volte prima di farlo, per quanto magari io possa sentirmi perfettamente a mio agio con l'altra persona. Sicuramente, se ho la quasi certezza di stare benissimo con l'altra persona, ci penso magari in un 2000, 1500 volte anziché 2000. Allo stesso modo, anche con una persona con cui ti trovi perfettamente a tuo agio, condividere questa cosa personale non è che sia proprio il massimo, secondo me. Infatti, quello che dico sempre io ai miei partner fissi è: se si vuole fare un passo di questo tipo, io penso che si debba fare un periodo di prova, tra virgolette, quindi magari una vacanza lunga insieme o cose del genere, e poi, non lo so, magari andare in affitto per qualche mese e vedere come va. Poi diciamo che quando si ragiona in maniera così matura, penso che le cose non possano che andare bene, almeno al 90%, poi c'è sempre quel 10% in cui le cose possono crollare dal 2 al 3, però penso che se si affrontano le cose, i grandi passi, con maturità, alla fine si possa tranquillamente fare un passo anche di questa portata. Per riassumere,
bene, vivere da soli ha dei lati positivi e dei lati negativi. Io cerco sempre comunque in questa situazione di guardare il lato positivo. Per esempio adesso, rispetto a diversi mesi fa, quando siamo entrati nel primo lockdown, i momenti di sconforto dati dalla solitudine del vivere da soli sono molti meno, e non perché io esca di più oppure abbia preso più alla leggera la cosa, ma semplicemente per il fatto che ho capito come confrontarmi con me stessa, come stare bene, come affrontare i miei difetti e i miei momenti bui senza crollarci dentro, senza gettarmici a tuffo bomba. E ho capito di nuovo, in un modo nuovo che non avevo mai sperimentato, come gestire la mia giornata, la mia routine e via dicendo. Adesso io ho tutte queste piccole abitudini, diciamo, che mi sono ricreata nuovamente, che mi fanno veramente stare bene. Quindi adesso io sono felice ancora una volta di essere andata a vivere da sola, e è un passo che io auguro di fare a tutti i giovani che non hanno la possibilità. Prima o poi fatelo, non fate, a mio avviso, il passo di andare a convivere col fidanzato. Vivete ancora con la famiglia, fatevi un periodo in cui vivete da soli, così stiamo tutti tranquilli. Oh, mi sento già meglio, perché questo tipo di video appunto ha lo scopo di farmi sfogare liberamente su argomenti vari. Non so se sono arrivata a un dunque, se avete colto, diciamo, quello che volevo dire, ma poco importa. Spero solo di avervi intrattenuto bene e non vedo l'ora di sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate sul tema andare a vivere da soli, solitudine, convivenza e via dicendo. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un piccolo like di supporto, e se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto ciò che faccio su questa piattaforma, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani con un nuovo video per questo avvento di Gio, solo su Giocate Books Wrapper. Un bacione, ciao ciao!